Troppo indecisi sul menù? Accontentate i gusti di tutti! Per prima cosa faremo una base con patate in purea. Farciremo poi il tutto con una golosa zucca filante e poi ultimeremo con briciole croccanti di patate. Imperdibile! Per preparare la sbriciolata di patate inizieremo a rovescio, ovvero dalla farcitura, giusto per velocizzare un po' i tempi. Che cosa ho fatto? Vi consiglio una farcitura a base di zucca, quindi periodo ideale per consumarla. L'ho già pulita bene, quindi l'ho tagliata a metà, rimosso i semi all'interno, i filamenti, decorticata, tagliata a cubetti. Questo è il risultato. La facciamo ora saltare velocemente in padella. Ho versato 2 cucchiai di olio, anche scarsi devo dire, in una padella. Raccogliamo i dadini di zucca. Ho scelto zucca Delica perché secondo me sono eccezionali per le preparazioni di questo tipo. Fiamma alta per 2-3 minuti, rigirando spesso. Adesso aggiustiamo anche di sale e pepe, aggiungerei anche un po' di rosmarino per dare profumo. Per agevolare la cottura possiamo versare un mestolino di acqua oppure di brodo vegetale, ok? Poi copriamo con il coperchio, abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere, quindi lasciamo ben appassire la zucca per una decina di minuti. Nel frattempo ci dedichiamo finalmente all'impasto, impasto a base di patate. Realizzeremo una pasta che ricorda moltissimo quella per gli gnocchi, ok? In più però aggiungeremo un uovo. Mi sono portata avanti, ho scelto patate, vi consiglio patate a pasta bianca, quindi patate piuttosto farinose. Le ho lessate con la buccia e per circa 40-50 minuti, insomma dipende anche dalla pezzatura delle patate. Successivamente le ho schiacciate con l'apposito schiacciapatate. Questo è il risultato. La purea è ancora calda, quindi fate questa operazione quando le patate sono ancora calde. Che cosa dobbiamo fare? Cominciamo ad aggiungere un po' per volta la farina bianca. La quantità esatta di farina non ve la posso dare con esattezza assoluta. Perché questo? Perché dipende ovviamente dal tipo di patate che avete utilizzato e da quanta acqua le patate stesse hanno assorbito durante la cottura, ok? Poi mettiamo il sale, 7 grammi per questa quantità. Sono partita da 800 grammi di patate crude, giusto per darvi delle indicazioni approssimative. Aggiungiamo un po' di pepe. Continuiamo sempre ad amalgamare con le mani. Uniamo un uovo, secondo me è indispensabile per questa ricetta perché voglio che l'impasto sia ben legato. Aggiungiamo ora abbondante noce moscata grattugiata al momento, secondo me ci sta benissimo con le patate. Per una versione senza glutine potete sostituire la farina bianca con amido di mais ad esempio. Vi consiglio comunque di non mescolare troppo a lungo l'impasto perché più mescolate più le patate tendono ad assorbire farina e più farina assorbono più duro sarà l'impasto. Quindi mescolate giusto quel tanto da amalgamare gli ingredienti. Vogliamo ottenere una sbriciolata, quindi non dobbiamo nemmeno rendere l'impasto troppo duro. Bene così, secondo me va più che bene questa consistenza. Ora ragazzi, qui ho foderato uno stampo da 24 cm con la carta forno. Cominciamo a realizzare un primo strato sistemando la base di patate sulla teglia e lungo le pareti, magari inumidendo le mani con un pochino di acqua. Nel frattempo la zucca si è perfettamente cotta. Potete anche schiacciarla un pochino con il cucchiaio. Adesso trasferiamo la zucca all'interno dello scrigno di patate. Prima però vi consiglio di aggiungere del formaggio a pasta filante, quello che gradite, io ho preso della scamorza. Oppure potete anche evitare l'utilizzo del formaggio se non gradite. Versiamo allora i dadini di zucca sopra al formaggio. Livelliamo. Vi ricordate la parte rimanente dell'impasto? Non mi serve così, ma dobbiamo renderla ancora più briciolosa perché dobbiamo realizzare appunto una sbriciolata. Quindi aggiungiamo un po' di pane grattugiato e cerchiamo di asciugare ancora l'impasto. E poi sistemiamo il composto a briciole grosse, grossolane così, sopra la farcitura.
Sì, amo, vedete anche com'è carina. Ultimiamo con un giro di olio extravergine, vi ricordo che all'interno dell'impasto non abbiamo utilizzato olio, ci viene giù anche poco olio, ok? E poi un cucchiaio di formaggio grana grattugiato per realizzare una bella gratinatura golosa. Il tutto va poi in forno, vi consiglio 180 gradi ventilato oppure 200 gradi statico per circa 40 minuti. Questo è il risultato della sbriciolata di patate. Tagliamo per curiosare l'interno. Vi consiglio di tagliarla da fredda, eventualmente riscaldatela a fette. In quel modo riuscirete ad ottenere veramente delle porzioni favolose. Guardate anche il colore della zucca come contrasta con il colore della pasta di patate. Davvero una ricetta secondo me favolosa in perfetto stile autunnale. Secondo me è buonissima anche con i funghi. Quale ripieno avrete deciso per la vostra sbriciolata di patate? Fatemi sapere, scrivetelo qui sotto.